Ciao a tutti, sono Luca Dotto e in questo momento ci troviamo a Roma e siamo in quella che è la Mai Arena, ovvero il luogo, le piscine dove preparo le più importanti competizioni durante l'anno. E in questo caso siamo al polo natatorio del Foro Italico. Eccoci qui. Questa è la piscina dove preparo, appunto, come ho già detto in precedenza, la maggior parte degli impegni, soprattutto quelli estivi più importanti come i mondiali, le olimpiadi, gli europei. E come vedete, comunque, adesso giustamente per la stagione la piscina dello stadio del nuoto è inutilizzabile. Però andremo in una piscina che sta poco più in là, ovvero la cosiddetta piscina della 33, dove durante appunto l'inverno prendono parte i miei allenamenti. Ed eccoci qua, questa è la piscina del Foro Italico, ovvero la piscina da 33. Come vedete siamo sotto un pallone, visto il clima che c'è fuori. Oggi purtroppo, come avete visto prima da fuori, non è per niente bello, anzi si è messo a piovere adesso. E questa è la Mai Arena, una delle Mai Arena, perché non mi alleno soltanto in questa vasca. In questa vasca, diciamo, faccio gli allenamenti, quelli più portati sulla velocità e sull'attenzione della tecnica. Oggi mancano 2 settimane ai campionati del mondo di Doha e è iniziato quello che è il percorso di scarico, ovvero quella fase di allenamenti dove i chilometri si riducono, sono molto di meno e si fa molta più attenzione alla tecnica e si fanno molti più scatti. In questi giorni di scarico io sto facendo molta attenzione, come ho detto prima, appunto alla tecnica. Un consiglio che mi sento di dare a tutti coloro che nuotano e si stanno preparando comunque per una competizione per loro importante, è quello, almeno nello stile libero, quello di fare molta attenzione ai movimenti delle spalle, poiché atleti come me, che sono comunque molto leggeri e non basano quella che è la loro velocità in acqua solo e esclusivamente sulla forza, devono fare molta attenzione appunto a come nuotano, a come muovono le braccia, e io faccio molta attenzione alle spalle, cerco di portarle avanti, non è soltanto il braccio che si muove, ma il movimento parte tutto quanto dalla spalla e appunto in queste ultime 2 settimane cercherò di focalizzarmi molto su questo movimento, oltre alle centinaia di altri che ce ne sono durante la nuotata, per arrivare ai mondiali di Doha al 100% e dare il tutto per tutto e vendere cara la pelle, insomma. Da Luca Dotto, qui è tutto. Ci vediamo a Doha.